Benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alle tech e all'innovazione. Oggi con noi Paolo Bellet, general manager di Hilton Roma Euro e anche Hilton Roma Airport. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, partiamo subito con qualche dato. Nel 2023 sono aumentate le prenotazioni digitali su, su vari siti tipo booking.com addirittura del più 170%. Ecco, come spieghiamo questo dato e se ci vuole dare qualche anticipazione di come sarà la prossima... Estate, insomma, la prossima stagione estiva. Con piacere. Beh, la crescita è stata naturalmente molto forte rispetto all'anno precedente, che è stato ancora un anno di transizione dell'uscita del momento che abbiamo passato tutti insieme. C'è stata anche tra l'altro una grandissima crescita, non soltanto su Booking, ma anche su Expedia, e su tutti gli altri motori di ricerca, ma anche sui nostri siti diretti, mm -hmm. perché comunque. In realtà i, le persone avevano più soldi da spendere perché da qualche anno che non si viaggiava. Calcolate che noi eh, durante il periodo grigio che abbiamo passato sapevamo che per esempio negli Stati Uniti l'Italia era sempre la numero uno delle mete ricercate su, ah. sul web, cioè le persone viaggiavano e navigavano e addirittura più dei Caraibi, quindi cioè, insomma beh. avevamo <ride> più voglia di, di cultura e eh, anche di mare, perché noi ce l'abbiamo meraviglioso che di... Eh, mare puro, ecco. certo. Ecco, quindi eh, chi sono i turisti che ancora maggiormente scelgono proprio l'Italia? Insomma, se dovessimo fare un po' una scaletta, immagino insomma, gli americani, no? Come... Eh sì, sono gli americani, sono i clienti americani, sono i clienti più affezionati e tra l'altro abbiamo notato quest'anno che c'è stato non soltanto prima la, il cliente americano standard è un cliente diciamo che aveva superato i 30 mm -hmm. ecco invece ultimamente abbiamo scoperto che eh, il cliente americano è a 360 gradi di qualsiasi tipo di qualsiasi nazione di qualsiasi stato e quindi c'è certo. proprio voglia voglia di europa ma soprattutto voglia d'italia ecco entrando un pochino proprio nel merito delle hotellerie invece che tipo di tecnologia insomma offre In in questo caso, appunto l'Hilton immagino contactless, no? c'è di... stata una grande rivoluzione nell'ambito del settore. Assolutamente. Hilton è stato tra l'altro il primo a inventare digital check-in e digital key. Digital check-in vuol dire la possibilità di registrarsi e di scegliere la camera direttamente, naturalmente, da dal nostro meraviglioso amico del telefono yeah. e digital key la possibilità di aprire la camera di non passare neanche dal ricevimento per prendere la chiave ma di fare tutto direttamente in maniera digitale ma non, questo, le evoluzioni sono molte le evoluzioni eh, si starà pensando questo per esempio in Italia c'è qualche limite perché noi comunque dobbiamo fare la registrazione del documento certo. cosa che invece con Canada abbiamo visto, siamo, visto tutti negli aeroporti come questa cosa sia stata piano piano digitalizzata sì. e anche probabilmente anche da noi però magari c'è il timore di cosa succede alla reception diventeranno invece gli agent, diventeranno dei eh, lobby ambassador persone che accoglieranno Certo. Senta, eh, l'accoglienza chiaramente va di pari passo anche con la tassa di soggiorno, insomma, è che però nelle città italiane, in particolare a Roma, eh, c'è un po' una, una discussione, perché insomma è piuttosto elevato il prezzo. Insomma, come, Abbiamo... che sta succedendo? Abbiamo... Spaventa i turisti? <ride> no, il turista è tendenzialmente è abituato eh. la tassa di soggiorno o la city tax, quello che è. E nelle più importanti città anche se qualcuno sta mollando e sono presa in considerazione. Mm. Le do una buona notizia che sì. il comune ha da poco del deliberato un ritorno diciamo, di, sul, sul costo della, della, della City Tax agli imprenditori mm. perché l'imprenditore comunque certo. calcolando che per la City Tax si veniva pagata con la carta di credito e lì Praticamente c'era una, una perdita e invece c'è un ritorno che è stato promesso dell'1,8% cioè, che ah, quindi che insomma, è, è un certo. piccolo rientro. Naturalmente, tutti speriamo che la City Tax venga usata a parte della città di Roma, che è l'unica che ha fatto questa cosa. Sì. Eh. insomma, ci tengo sì. a riconoscere alla, al comune questa, certo. questa cosa. C'è un piano, tra l'altro, nazionale di farla diventare in percentuale ah, con un cap che potrebbe un... essere più. Forse è più giusto. Certo. Ecco, abbiamo anche ehm, numerosi accordi, insomma, che sta facendo il gruppo a livello internazionale. Ce ne vuole annunciare Beh, qualcuno? il Hilton è sempre alla ricerca di, di nuovi brand, di nuove, di nuove occasioni. Calcoliamo stiamo parlando di un brand che ha quasi. E 7.800 alberghi nel mondo, 22 brand, perché non tutti pensano soltanto a Hilton, ma noi abbiamo 22 brand che fanno parte del nostro portafoglio e con più di 3.500 alberghi in pipeline, cioè pronti tra qui nel mondo a essere aperti certo. e per dare, continuare a dare la tradizione a Hilton. Bene, ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi oggi e a voi do appuntamento alle prossime puntate. Arrivederci, grazie.